cosa significa veramente libertà? Bella domanda di oggi, e qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Libertà significa seguire esattamente alla lettera, senza mai sgarrare, ciò che hai deciso di fare. Essere in grado di comandare te stesso, te stessa. Perché se tu non, esempio, hai deciso di grattarti le orecchie tutte le mattine, bene, se non sei in grado di seguire questa regola che ti sei dato, che ti sei data, e invece che grattarti le orecchie tutte le mattine decidi di iniziare a chattare con qualcuno, in realtà non stai seguendo te stesso, non stai seguendo la tua libertà, ma vieni comandato dall'esterno. Quindi se vieni comandato dall'esterno, come puoi essere libero? Non sei libero, non sei libera. Sei libero e libera esclusivamente solo quando sei in grado di comandarti. Una parola forte, ma rende l'idea. Comandati, altrimenti qualcun altro ti comanderà. E se c'è qualcun altro che ti comanda, è finita, non sei più libero. Esempio: hai deciso di non mangiare più la carne di maiale, ma a un certo punto gli amici ti tirano in ballo, ti tirano fuori la porchetta e tu ti mangi la carne di maiale. Qualcun altro ha deciso per te, e quindi lì è finito il tuo principio di libertà. Qualora il tuo principio, il comandamento che tu ti sei dato, che ti sei data, era non mangiare più la carne di maiale, se non sei in grado di seguire ciò che ti ordini, e allora sei sotto l'ordine di qualcun altro. Molto semplice come principio. Quindi se segui gli ordini degli altri, non sei più un essere libero.